Riguardo alla parte teorica, continuiamo a vedere gli amplificatori a MOSFET a singolo stadio. Allora, noi la scorsa lezione abbiamo visto l'amplificatore a sospone e ci siamo ricavati la resistenza di ingresso dell'amplificatore, la resistenza di uscita e il guadagno di tensione. La resistenza di ingresso ci è venuta pari alla resistenza che noi mettiamo alla gate, la resistenza di uscita coincidente con il parallelo tra la R0 del transistore e la resistenza sul drain, il guadagno di tensione ci è venuto pari a questa espressione. Allora, tralasciamo per un attimo l'analisi che abbiamo fatto per ottenere questi parametri e concentriamoci un attimo sul valore che questi hanno. Noi siamo interessati alla realizzazione di un amplificatore di tensione, quindi siamo senz'altro interessati ad avere un guadagno di tensione apprezzabile, una alta resistenza d'ingresso e una bassa resistenza di uscita. Sulla resistenza d'ingresso, questa abbiamo visto che noi la scegliamo praticamente indipendentemente da ogni altro parametro, quindi possiamo scegliere una resistenza d'ingresso grande dell'ordine dei mega ohm. Riguardo alla resistenza di uscita, abbiamo visto che questo è un parallelo di due resistenze. Generalmente nel parallelo domina la resistenza più piccola e con i numeri che generalmente si hanno, la resistenza R0, cioè la resistenza di uscita del MOSFET, è una resistenza di centinaia di kiloohm, per cui il parallelo è dominato dalla resistenza di polarizzazione, che sono kiloohm. Quindi abbiamo una resistenza di uscita che non è molto bassa, ma dell'ordine di chilo. Il guadagno, senz'altro, diciamo, questa parte qua è praticamente unitaria perché la RG è molto grande, però abbiamo che il guadagno dipende dal parametro G con M, che voi vi ricordate dipende a sua volta dalla corrente di polarizzazione e dal K del MOSFET. Quindi è un parametro che dipende molto dalla tecnologia, dalle variazioni parametriche che ci stanno, dalla temperatura. Allora, diciamo, può essere utile ottenere un guadagno che sia svincolato dalle variazioni parametriche e quindi in qualche maniera più stabile. D'accordo? Quindi molto spesso la configurazione a source comune viene addizionata di un resistore sul source. Noi l'inserimento di una resistenza sul source l'abbiamo già vista quando abbiamo fatto i circuiti di autopolarizzazione. Ricordate, abbiamo detto che mettere un elemento tra ingresso e l'uscita stabilizza il circuito. Vedremo oggi che questo stabilizza anche il guadagno dell'amplificatore. Quindi vediamo la configurazione source comune con resistenza al source. Quindi partiamo sempre dallo schema basilare, dove però questa volta viene aggiunta la resistenza R con S a terminale dei source.
Quindi vogliamo studiare questo ciclo. Chiaramente la capacità di bypass, quella che andrà a mettere, diciamo, il terminale a massa a medie frequenze, è sotto la resistenza, in maniera tale che la resistenza ce la ritroviamo anche nel circuito dinamico. Analizzare questo amplificatore, abbiamo detto che la parte, diciamo, DC la sappiamo risolvere, ci concentriamo soltanto sulla parte AC e quindi sulla parte di segnale. Abbiamo visto che l'analisi della parte di segnale come si fa? Si sostituisce al dispositivo il modello piccolo segnale a medie frequenze e poi si disegna la rete attorno. Quindi applichiamo sempre, diciamo, il medesimo criterio. Partiamo dal disegnare il modello del dispositivo. Questo è il drain, questo è il gate e questo qui è il source. E consideriamo il range delle medie frequenze, quindi consideriamo che le tre capacità siano dei cortocircuiti e disegniamo la rete elettrica che ci sta attorno. Quindi il source questa volta non va direttamente a massa, ma vede prima la resistenza R2S e poi la massa. Il lato della gate al drain avrò la resistenza RD e la resistenza R con L. Vi ricordate, quando si disegna il modello stiamo trattando la sola parte AC, quindi i generatori di tensione vanno spenti, quindi questi punti qua diventano massa, i generatori di corrente vanno aperti, quindi non devono iniettare più la corrente. Quindi il circuito che si ottiene è un circuito fatto. Tenete presente che questi circuiti alla fine si somigliano tutti, quindi il metodo di analisi che useremo per questo circuito poi è quello che è in gran parte comune a tutti gli schemi che andremo a vedere, quindi prestate anche attenzione al modo di soluzione di questi circuiti. E per confrontare le due realizzazioni dobbiamo calcolare gli stessi parametri che abbiamo calcolato per il sostituto. Quindi questo qua è il source comune più resistenza di source. Ok? Resistenza di ingresso dell'amplificatore. Ricordatevi sempre che l'amplificatore è la parte di circuito compreso tra il generatore di segnale e il carico. Quindi la resistenza di ingresso è la resistenza che io vedo. Qua. Che resistenza vedo io guardando in questi due morsetti? L'unica resistenza che mi trovo è sempre la resistenza R con G, perché il resto del circuito è staccato. Quindi la resistenza di ingresso
e ancora R2. Resistenza di uscita. Cominciamo con l'osservare una cosa. Quando abbiamo fatto il sorso comune, questa resistenza erano in parallelo, perché questo punto qua stava a massa. Questa volta io non ho più un parallelo, quindi questa resistenza di 0 io la dovrei considerare così come sta collegata. Generalmente la resistenza R0 di che cosa tiene conto? Voi lo sapete, origina dal fatto che la corrente del MOSFET non è esattamente costante G con L e VGS, ma ha una piccola aliquota che la fa crescere con un comportamento resistivo. Quindi, dal punto di vista proprio quantitativo, la corrente grande è la corrente G con L e VGS. Dopodiché su questa io trovo un piccolo incremento dovuto alla R0. Questo che cosa vuol dire? Che se io voglio fare dei calcoli rapidi, anche se un po' meno precisi, se io trascuro questa resistenza, quindi questa aliquota di corrente, rispetto alla corrente grande, che è tutta la corrente del MOSFET, non faccio un grande errore. E però questo mi consente poi di semplificare molto i calcoli. Allora, poiché poi alla fine io questo circuito lo andrò a considerare magari con una simulazione sparsa che invece mi tiene conto di tutti i parametri presenti, io posso, diciamo, accettare una certa approssimazione nei calcoli, però a patto di una semplicità poi ottenere un risultato rapido. Quindi laddove è complicato tenere conto di questa resistenza, noi non commettiamo un grande errore se la eliminiamo. Okay? Perché eliminarla vuol dire trascurare una piccola aliquota di corrente che si somma alla corrente di drain che è grande. Quindi la trascuriamo. Detto questo, la resistenza di uscita è quella che io vedo guardando il circuito. Vi ricordate che per calcolare una resistenza di uscita voi dovete spegnere per definizione il generatore dell'ingresso. Quindi questo generatore qua deve stare a zero. Ora, se voi non ci mettete l'ingresso in questo circuito, certamente non avete il segnale VGS, quindi non avete neanche questa corrente G con L VGS, quindi l'unico elemento che sopravvive in questo circuito è la resistenza di drain. D'accordo? Quindi la resistenza che io guardo, che io vedo guardando nell'amplificatore, quindi la resistenza di uscita coincide, diciamo grosso modo, è circa pari alla resistenza di drain. Quindi fin qui non è cambiato niente. Andiamoci a calcolare il guadagno di tensione. Per calcolare il guadagno di tensione, noi, il guadagno di tensione che è sempre definito come la tensione di uscita sul segnale impresso, per fare questo calcolo noi dobbiamo calcolare la relazione che c'è tra U0 e U0. Ora, quello che facciamo adesso è comune, vi dicevo, molti circuiti, questo tipo di analisi. La tensione di uscita. La tensione di uscita chi è? È la tensione che sta ai capi di questo parallelo di resistenze che sono attraversate da questa corrente. Ok? Chiaramente, essendo la corrente concorde con la tensione, io ci devo mettere il minimo. Quindi la tensione di uscita è pari a meno G con M, RL parallelo RD per VGS. A questo punto io devo trovare una relazione tra la VGS e il segnale applicato. E questo è un po' più complesso di quello che avevamo avuto nel sorso comune. Perché? Perché questa volta la VGS non è più il partitore del segnale. La VGS è la tensione da qua, qua. Chiaramente, sempre una rete semplice,
però possiamo, diciamo, risolverla in vari modi. Una delle possibilità è questa: passare da una tensione intermedia. Ad esempio, se io la tensione tra questo punto e questo punto la chiamo V', poi è una rete, ciascuno se la può risolvere come crede, l'importante è che il risultato sia, diciamo, corretto. Ma una modalità può essere questa: passiamo per una tensione intermedia che io chiamo V'. La tensione tra questo punto e la massa è pari alla somma di questa tensione tra questo punto e il source, tra questo punto e massa. Quindi io posso scrivere che V' è pari a VGS più la tensione ai capi di questa resistenza. La tensione ai capi di questa resistenza chi è? R per E. Ok? Quindi avete un'unica corrente che passa. Quindi R per S per G corrente di GS. E quindi la VGS è pari alla V' diviso 1 più G corrente di RS. A questo punto è molto più semplice trovarmi la relazione che c'è tra questa V' e il segnale che io ci ho messo, perché questa è proprio il partitore. Quindi questa V' non è altro che RG fratto RG più R sig per V sigma. Quindi in questo modo io ho ottenuto tutto quello che mi serve, cioè le relazioni di tutte le tensioni tra loro. Se vado a mettere tutto insieme, ottengo l'espressione del guadagno. Quindi V0 abbiamo detto meno G con M RL parallelo RD per VGS, ma VGS la posso scrivere come V' su questa quantità e V' è questo. Quindi metto tutto assieme e otterrò 1 più G con M RS per RG diviso RG più R sigma per V sigma. Questa espressione, se divido tutto per V sigma, quello che mi resta è proprio il guadagno. Allora, se io guardo questa espressione, è lecito che mi chieda: ma che cosa è migliorato facendo questo? Da un certo punto di vista, se io la guardo così, devo dire che il guadagno è peggiorato, perché è diventato più piccolo di quello che avevo, di tutto questo fattore qua che compare al denominatore. Quindi io il guadagno di tensione l'ho abbassato. Allora, qual è il vantaggio di questa configurazione? È che nella pratica normale, abbiamo detto, la resistenza di gate è senz'altro molto maggiore della resistenza di segnale, quindi questa parte qua vale praticamente 1. E generalmente il prodotto G con M per RS è molto maggiore dell'unità.
con M abbiamo visto 1 mA su volt, R con S su 1 kΩ, quello che vi viene qua è senz'altro maggiore del 2000. Che vuol dire? Vuol dire che io quest'uno qui lo posso trascurare. Se trascuro quest'uno, qui ottengo G con M, RD parallelo RM, e sotto G con M. Quindi io posso trascurare, posso semplificare anche la gioia. Ok? Quindi questo guadagno di tensione, se io trascuro l'uno rispetto a questa quantità, giovanello e giovanello se ne vanno, questo qua abbiamo detto che nella prassi vale 1 praticamente, che cosa mi resta? Mi resta meno RL parallelo RD diviso. Che cosa è cambiato? Il guadagno è sicuramente diminuito perché è comparso un termine al denominatore, ma quello che però è importante è che il guadagno dipende solo dalle resistenze e quindi non risente più delle variazioni parametriche che io posso avere nella G con M, ma io se fisso delle resistenze di una certa precisione, il guadagno lo tengo fissato in qualunque condizione. Quindi io posso andare a scrivere, diciamo, in questa tabella che stiamo facendo, che questo guadagno, grosso modo, diciamo, all'incirca è pari a RD su RL diviso RS. Poiché questa resistenza, aver messo questa resistenza ci ha fatto diminuire il guadagno, in genere questa resistenza o comunque diciamo questa configurazione viene anche individuata come una rete con degenerazione di source, cioè il fatto che questo ci fa diminuire il guadagno, soltanto che il guadagno diminuisce a vantaggio della stabilità del sistema. Ok? Quindi questa qui è una configurazione molto usata. Configurazione che andiamo a vedere è la gate comune, quindi amplificatore a gate comune. Comunque, il punto di partenza è sempre lo stesso, la polarizzazione. Noi diciamo in questa fase la polarizzazione la schematizziamo sempre con questo circuito, ma voi troverete ad esempio nella rete che farete lunedì, la polarizzazione sarà quella a 4 transistori, non sarà questa. Quindi potete trovare lì qualsiasi circuito. Il nostro libro parte sempre da questa rete universale, diciamo. Gate comune che significa? Che questa volta è questo il terminale che io ho messo. Dove lo devo mettere il segnale? Il segnale lo posso andare a mettere soltanto al source. Noi sappiamo che la tensione VGS che genera una resistenza, una corrente. Quindi sarà questo terminale qua che io vado a mettere il generatore di segnale e quindi
e all'altro terminale che io vado a mettere il carico. Chiaramente uno si può anche chiedere, ma io che me ne faccio di una resistenza e una capacità qua, no? Gate comune vuol dire che io questa gate la devo mettere a massa, sicuramente per il segnale, ma se la metto direttamente a massa non succede niente. Tra l'altro io so che questa resistenza non ha una finalità, ha semplicemente lo scopo di chiudere in qualche modo un percorso per la gate. Quindi molto spesso voi queste configurazioni a gate comune le trovate direttamente mettendo la gate a massa, è esattamente la stessa cosa. Se lo disegnate così, comunque a massa ci andrà per le medie frequenze, perché questa capacità comunque la chiude a massa. Però è chiaro che uno mette una resistenza inutilmente. Allora, risolviamo, diciamo che troviamo anche per questo amplificatore sui parametri caratteristici. La via è sempre lo stessa, potete provare anche da soli a disegnare lo schema equivalente e poi dopo ce lo confrontiamo. Provate a disegnarlo voi. Allora, noi diciamo risolviamo queste righe anche per come dire, vedere tutte le possibili casi che si possono verificare quando uno risolve una rete di questo tipo qua. Quindi ci concentriamo anche sul tipo di approccio, oltre che sui risultati che poi andiamo a trovare. Come vedete, qui siamo in un altro caso nel quale tenere conto di questa resistenza è complicato, perché questa resistenza non va a finire in parallela alle altre due, sta a questo cappio, quindi anche questo è sicuramente un caso nel quale noi faremo questo tipo di calcolo eliminando, io questo lo cancello, ce l'avete sui vostri quaderni. Dopodiché, diciamo, possiamo, per semplicità, per come siamo abituati a risolvere i circuiti, ridisegnare questo circuito dal lato del generatore, no? Quindi possiamo ridisegnare questa rete partendo dal VC. Ok. Dove questo punto qua è questo. Allora, se io la ridisegno così, questo lato, che cosa vedo? Che la tensione VGS è la tensione che io trovo tra questo punto e la massa con questo verso. Quindi questa qua è la tensione VGS. Poi qui che cosa trovo collegato? Trovo collegato un generatore di corrente VGS
e poi qui ci trovo la RD e la RL in parallelo. Quindi lo posso ridisegnare così, non è cambiato niente, è sempre lui. Semplicemente può essere un po' più semplice l'analisi del circuito. Quanto vale la resistenza d'ingresso questa volta? Che cosa vedo io guardando qua? Provateci voi, che cosa vedo? Qual è la resistenza di che cosa faccio quando, diciamo, visivamente non è così semplice l'ispezione del circuito? Allora, se diciamo non mi vengono altre idee, quello che posso fare è applicare la regola. La regola che cosa mi dice? Che io, se voglio la resistenza ai cavi di un doppio bipolo, che devo fare? Al posto del generatore reale, io ci devo andare a mettere un generatore ideale, quindi privo di resistenza serie. Quindi qua io ci vado a mettere un generatore ideale che chiamo Vx in ingresso al circuito. E poi chiaramente c'è il circuito. Dove queste due resistenze mi compaiono in parallelo. Ricordatevi che questa è la VGS, la tensione tra questo punto e la massa. Allora, la regola che cosa dice? Dice che io applico in ingresso al circuito un generatore ideale. Questo generatore sarà attraversato da una corrente che io chiamo I con I. La resistenza che io sto cercando è definita come il rapporto tra il generatore, la tensione che ci ho messo e la corrente che passa nel generatore. Quindi in tutti i casi dove voi non riuscite a risolvere con un'ispezione visiva, dovete applicare la definizione. Bene, V con X chi è? Vedete da qua che la V con X coincide con la VGS col segno cambiato, quindi questa è meno VGS. I con X. I con X è la corrente con l'altro verso. Quindi voi avete una corrente G con M e VGS che va di qua, la I con X è la corrente col segno cambiato, quindi è meno G con M VGS. Quindi la resistenza è 1. VGS e VGS se ne va, viene meno se ne va e resta 1. Quindi questo diciamo tabellone che stiamo scrivendo, qua ci mettiamo G con M, abbiamo detto, è una resistenza. Cioè, G con M è in genere un valore del tipo 1 mA su volt, che vuol dire che uno su G con M è una resistenza di qualche kilo, certamente non è una resistenza di ingresso molto grande. Quindi questa configurazione certamente ha in ingresso una resistenza di ingresso di valore piccolo. Resistenza di uscita. Quanto vale la resistenza di uscita? Questo è più semplice. Spengo il generatore, non tengo più il segnale, non tengo più questo. Giusto. Metto circa uguale perché abbiamo trascurato la R0, quindi è un risultato un po' approssimato.
quanto vale il guadagno? Di 0 quanto vale? Di 0 è sempre la stessa storia, cioè la resistenza in parallelo attraverso te della corrente, quindi qua non si può sbagliare. Meno G con L, RL parallelo RD per VGS. Ma che relazione c'ho tra la VGS e la VSIC? In realtà questo è molto semplice, perché io mi sono calcolata prima la resistenza d'ingresso? Che la resistenza d'ingresso è tutto quello che io vedo da qua in voi. Quindi una volta che io conosco la resistenza di ingresso, è come se il circuito io lo potessi scrivere anche in questo modo qua. Questo è VC, questo è RSIC, e io qua ho la resistenza d'ingresso. E ai capi di questa resistenza d'ingresso io ho la VGS col segno cambiato, no? Perciò l'ho calcolata, per capire tutto l'effetto del circuito da questo punto in poi come lo posso schematizzare. Allora, se lo disegno così è banale ricavarsi la VGS, perché è il partitore di questa sulle due resistenze cambiata di segno. Quindi la VGS non è altro che VSIG diviso per Rin diviso Rin più Rsig con un meno davanti. Andiamo a mettere tutto insieme di 0, quindi è meno G con M RL parallelo RB per meno e meno, questo diventa più RIN, io l'ho calcolata, è 1 su G con M diviso 1 su G con M più RSIG per VSIG. Vedete, questo amplificatore qua non è invertente, la tensione, l'ingresso e l'uscita sono in fase. Quindi il guadagno di tensione chi è? Se vado a dividere questo per VC, ottengo non è M, qui faccio il minimo comune multiplo, avrò 1 più Gm RSIG per RL parallelo. Però vado a riportare qua. Quindi che cosa abbiamo trovato? Adesso dimentichiamoci di come l'abbiamo calcolato, guardiamo un attimo che cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo trovato che io posso realizzare un amplificatore, che è il gate comune, che presenta una resistenza d'ingresso bassa, una resistenza di uscita non abbastanza bassa, un guadagno di tensione che comunque non è molto elevato perché ha un termine di riduzione al diamante. Allora uno può dire, ma che me ne faccio di questo amplificatore? Perché me ne faccio studiare? Però perché si fa? Secondo, perché in realtà questa configurazione ha delle applicazioni che sono essenzialmente, diciamo, nelle configurazioni a più stati.
anche da questa analisi semplice, noi che cosa abbiamo visto? Che io non riesco a ottenere tutte le caratteristiche che voglio utilizzando su uno stadio. Che o non mi va bene la resistenza di uscita, o magari il guadagno è troppo basso, ok. Quindi se io voglio un amplificatore con delle prestazioni buone, io devo mettere più stadi. E di ogni stadio vado a sfruttare le caratteristiche. Il gate comune viene molto utilizzato in un stadio che noi faremo, che è il Cascode, perché questo amplificatore ha una risposta alle alte frequenze migliore di tutti gli altri, diciamo, circuiti che noi studiamo. Quindi noi ne sfruttiamo in una configurazione multistadio, sfrutteremo questo per sfruttarne la risposta molto buona alle alte frequenze. Altre applicazioni di questo amplificatore si possono trovare quando uno deve adattare una linea che ha generalmente un'impedenza, non deve adattare una linea, cioè 50 ohm, quindi deve mettere un amplificatore che ha 50 ohm come resistenza d'ingresso, deve necessariamente considerare un gate comune, quindi da dove serve adattare l'impedenza con una resistenza bassa che voi avete. Quindi in realtà anche di questa configurazione se ne trovano delle applicazioni. Vabbè, ci fermiamo un po'.